tutt'altro, perché quegli eroi di cui Alessandro Ma parla, Garibaldi e i suoi garibaldini, sono tali e quali come noi, uomini a metà, divisi tra quelle statue di marmo epiche ed eroiche e uomini che il cuore ce l'avevano e che se ne erano fatti spezzare. E così quel primo tentativo di prendere Roma nel 1849 finì con una disfatta eroica, ci dice la storia, ma sempre disfatta, e Garibaldi lì ci perse il cuore, la sua Anita, e non solo lui, anche i suoi uomini, come Angelo Brunetti. Era un tipo rubicondo, aveva la bettola a Porta del Popolo, era un punto di riferimento nella città. Aveva anche simpatizzato con il governo del Papa che si stava aprendo, sembrava. Poi però, quando quelle riforme tardavano ad arrivare, si arruolò con i garibaldini, e non solo lui, anche suo figlio. Aveva un figlio, dice la storia, di 13 anni, che andò con lui. La verità è che ne aveva un altro, un figlio che stava a Terni. Si chiamava Bossi, Luigi Bossi, era il suo primogenito. E guarda com'è strana la storia. Era con lui, insieme a suo fratello e a suo padre, sulla foce del Po, quel giorno quando gli austriaci li bloccarono. E quel padre si spezzò il cuore per difenderli. Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza. Detto Ciceruacchio, gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carettiere, se sente vero da come parlo. Dice, e perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? No, dico, perché so carettiere, ma a tempo perso so uomo, e l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti di Garibaldi e dice, famo l'Italia, io che fo, non mi impiccio, non mi riguarda. Io so romano, ma a tempo perso so italiano, dico, è colpa? Sì. Ah. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui, è colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma no, signore, eccellenza, io ho difeso Roma, il paese mio. E da quando in qua? A difendere la patria propria è un delitto. Ma come, arrivano i francesi, ci pigliano a cannonate e io non mi impiccio, non mi riguarda. Insomma, se andiamo bene a guardare che avevo fatto di male. Oh, ste due creature, manca a parlarne, questi sono figli miei. Ma io che ho fatto di male? Ho difeso la terra mia. Però se nella legge vostra è un delitto a difendere la terra propria, beh, allora io sono reo confesso, anzi sono il primo dei colpevoli. E mi dispiacerebbe pure se mi rimandasse assorto, perciò spero che vi sia persuasa, eccellenza. Oh, e anche voi, che mi sembrate tutte per... Ma che state a sentire? Ma che state a fare? No, dicevo, spero che vi siate persuasi tutti quanti. Ma andate, oh. Ma che fate? No? Fermi, no? I ragazzini, no? I ragazzini che c'entrano? I ragazzini no!